oggi per Informa Arezzo ci troviamo con Francesco Scatragli e Sofia Riccaboni per una manifestazione a difesa della legge 194. Francesco, raccontaci un po' i motivi di questa manifestazione. Intanto da una segnalazione su un giornale online di Arezzo, Sofia Riccaboni, qui al nostro fianco, ha segnalato la difficoltà a partire dal 1 luglio dell'interruzione volontaria di gravidanza. E siccome i libertari di Libera Aperta e radicali italiani sono non sensibili, ultra sensibili ai diritti civili, ci è parso opportuno fare un sit-in alle 10:30 di fronte all'ospedale. Questo sit-in è già riuscito perché hanno aderito tante altre organizzazioni che sono qui, diciamo, rappresentate dietro di me, e questa piccola manifestazione vuol ricordare all'ospedale, alla struttura pubblica, che l'interruzione volontaria di gravidanza è un diritto per chi lo richiede. Avvenendo è molto grave, anche perché soprattutto lede il diritto della donna di autodeterminarsi. Quindi io credo che questo sit-in organizzato qui sia assolutamente fondamentale per denunciare quello che sta avvenendo e per tenere duro affinché non cambi quello che sono i diritti ormai acquisiti, visto che mi sembra che in questo paese tutti i diritti acquisiti più importanti, sui diritti acquisiti più importanti stiamo assolutamente tornando indietro, quindi è necessario essere presenti qui. La questione è che nell'ospedale di Arezzo, da oggi è difficilissimo poter usufruire della 194, che sancisce il diritto sì per i medici di essere obiettori di coscienza, quindi di non effettuare e praticare le interruzioni volontarie di gravidanza, ma sancisce anche il diritto per le donne di poterne usufruire. Venendo a mancare l'ultimo medico che aveva dato appunto la disponibilità come non obiettore, cade tutto, e quindi una donna ad Arezzo che vuole aderire, usufruire della 194, si trova in difficoltà perché non c'è nessun medico non obiettore. Questo è il motivo per cui oggi siamo qui, a difendere un diritto e non la vita piuttosto che la morte, o la morte piuttosto che la vita, il diritto a poter scegliere. In seguito a questa scoperta che l'ospedale pubblico di Arezzo, San Donato, riesce a mantenere con difficoltà l'interruzione volontaria di gravidanza, Libera Aperta e Radicali Italiani si permettono di fare all'operatore più alto, il professor Desideri, due semplici proposte. Primo, che vengano incentivati al massimo i medici non obiettori. Questo per permettere un sovraccarico di lavoro i medici non obiettori, con una incentivazione opportuna verranno ricompensati. Ma successivamente la prima proposta è la seguente, ossia alla direzione sanitaria della ginecologia il primario, il caporeparto, deve essere un medico non obiettore, questo in una struttura pubblica. Le strutture private facciano quello che vogliono. Grazie. Siamo qui per appoggiare un diritto sancito da una legge italiana, quindi apprezziamo chiaramente gli sforzi che l'ASL in questi mesi ha messo in campo per risolvere la situazione, però crediamo che sia importante difendere e rivendicare il diritto appunto legale delle donne a usufruire di un servizio dato dalla legge, e ci preoccupiamo anche che questa difficoltà che si è interpretativa anche della legge 194 che si è verificata ad Arezzo con l'ASL non sia il segnale anche di un clima culturale più generale, più complesso, che va anche oltre il locale, in cui sembra insomma di registrare che ci sia un
attacco in qualche maniera un po' ai diritti delle donne, un clima in questo momento poco attento a quelli che sono appunto i diritti delle donne, perché credo che sia molto importante rivendicare questi diritti e anche lavorare dal punto di vista della struttura culturale della società.